attenzione perché è intenzione nostra comprendere le ragioni di un sostegno ad una carica che non è della maggioranza, ma è del Consiglio. Ed è evidente che non avrebbe un granché di senso non partecipare al dibattito, alla discussione sulla figura che io interpreto come garanzia per tutti, non solo per la maggioranza. Quindi il mio invito non era quello didattico di sostituirmi al Presidente, cosa che invece trovo, come dire, inutilmente, sa che io sono il sarcastico, però inutilmente sarcastico, perché invece il mio invito era estremamente semplice, perché è evidente che laddove la maggioranza, in maniera coesa, come appare, dovesse indicare il nome del consigliere Cavallo, non le sfugge che ho condiviso con il consigliere Cavallo diverse esperienze amministrative. Ed è chiaro che sull'esperienza e sulle capacità che dell'equilibrio, io penso che possano assolutamente essere caratteristiche che incarnano la figura di Andrea. Certo, posso immaginare che possa, come dire, nel tempo, o si debba nel tempo, migliorare proprio per la delicatezza del ruolo a cui viene chiamato, alcuni aspetti didattici di questo. Ma sono convinto, perché dimostro anche l'intelligenza che adeguatamente stimolato Andrea potrà fare passi da gigante. È evidente quindi che, almeno per quanto mi riguarda, e conto di poter parlare anche per l'opposizione, che non vi sfuggirà un'opposizione eterogenea, non vi sfuggirà che un'opposizione che ha una ragione politica diversa, perché ha un comune denominatore, quello di fare un'opposizione di salute pubblica. Rispetto a una maggioranza che è evidente che la parte che ci parla di questi fatti non è la maggioranza che potrà governare questo paese. Ma di certo non dedicherò al sindaco della maggioranza l'opposizione che ho ricevuto io. Farò di tutto per evitare un'opposizione sciatta, un'opposizione priva di contenuti, che tra l'altro un poco, ma con amarezza lo dico, continua a spargere false notizie facendole passare per bene. Ma giusto una cronaca di colore, non è la giornata, né mia intenzione avviare la discussione su tempo, ma per farvi capire che per me la campagna elettorale è finita e che oggi so cosa significa per voi maggioranza, per me di opposizione, per il sindaco e assessore governare in questo paese. Va a dire che l'aumento della tariffa dei rifiuti è intabile, lei che sindaco, mi sembra una fake news, una bugiarda. E visto che reca la firma di un prefetto, e avrete tutto il tempo per rettificare anche questo ennesimo errore del prefetto. Ma questo lo discuteremo in quella sana opposizione che noi cominciamo di fare, che io devo fare. Vedete, invocare a chiacchiere i ruoli istituzionali e ritenere che sia sufficiente l'utilizzo di una giacca una cravatta per definirsi istituzione, questa è una storia che purtroppo appassiona il nostro mondo da anni. Noi siamo convinti che vada fatta una verifica dei potenti. Quindi, al netto dei giovani e degli anziani, l'augurio sincero che io devo fare a tutti noi è quello di governare nei ruoli che ci sono stati assegnati da questa città, di governare questo paese e di farlo con onestà e con di correttezza istituzionale, perché questa è la parola chiave, quella che probabilmente molti in passato
non sapevano né predicare né praticare. Fatta questa premessa, apprezzate neanche la verità, ma io quindi ritengo che anche distinguendoci un po' in questo dal passato, abbiamo due votazioni che prevedono nel regolamento una maggioranza qualificata. Ebbene, al termine della prima, noi verificheremo nell'interesse anche del Presidente la totale adesione, come diceva la consigliera Taletti, della maggioranza sul suo nome, caro Presidente. Dopodiché, perché aspettare la terza votazione con una maggioranza semplice? Non avrebbe neanche di senso. Lei deve garantire anche me, avete un po' di ho detto anche che non avassi a me. Dico, quindi, perché non concorre? Laddove lei già ha il supporto della maggioranza che poi le sarà necessario alla terza votazione. Perché attendere il mondo? Perché non dare dimostrazione che l'opposizione che noi vogliamo fare è anche un'opposizione diversa, come era diverso il governo? Perché non dire a questo punto che la scelta vera che viene fatta dai consiglieri compatti e coesi di questa fortissima maggioranza, ma stavolta il ruolo del Presidente lo vogliamo fare concorrendo anche noi alla scelta. Perché, come dicevo, noi non la vogliamo dedicare solamente alla correttezza istituzionale, ma vogliamo anche per la oggi, e così chiudo, per la gioia del suo mondo. E quindi oggi, secondo me, anche in questo assistiamo ad un, se ce lo consentite, ad un cambio di rotta rispetto a quello che molti dei padri nobili di questa maggioranza ci hanno insegnato. E la politica si può fare anche così, cercando di rispettare il lavoro di ciascuno di noi, rispettarlo nelle verità, rispettarlo nel non diffondere false notizie, nel rispettare il ruolo del sindaco, degli assessori, ma come ho sempre